Cosa significa essere cristiani? Per dovere di completezza e comprensione del Vangelo di questa domenica, questo Vangelo va letto aggiungendo un pezzetto del versetto precedente. Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando. L'esperienza del fallimento dell'insegnamento nei luoghi di culto istituzionali ha portato Gesù ad insegnare nelle strade dove l'uomo ha un cuore più aperto e disponibile all'ascolto e quindi alla conversione. Il pericolo dunque della religione è quello di avere le risposte in tasca, quelle preconfezionate. Nessuna sbavatura, si è sempre fatto così. Il pericolo è quello di avere la presunzione di essere gli unici interpreti del volere di Dio, chiudendo le porte non solo a quelle persone che non si ritengono degne, ma chiudendole anche a Dio stesso, il quale vorrebbe irrompere nella vita di tutti per renderli felici. Oggi, come al tempo di Gesù, ogni istituzione religiosa che si propone il benessere spirituale dell'uomo, se non parte da alcuni presupposti fondamentali, diventa un ostacolo a Dio, piuttosto che un tramite della sua bontà. Allora, quali devono essere le caratteristiche principali della religione? Quali l'identikit del cristiano? Gesù chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. Il numero 12 rappresentava tutto Israele ed esprime la volontà di Gesù di rifondare un tipo di comunità basata su leggi diverse, anzi su un'unica legge, quella dell'amore e della condivisione. Ecco il senso di mandare gli apostoli due a due. L'amore trova il suo completamento e il suo compimento nell'altro diverso da me, che mi invita ad uscire dal mio egoismo, dalla mia zona di comfort. Io sono credibile solo se il mio amore è credibile. Che sia un amore di coppia o un amore comunitario, che sia una famiglia tradizionale o diversamente intesa e costituita, che sia una coppia tradizionale o diversa, l'interesse di Gesù è quello di vedere non chi amiamo, ma come amiamo. E come dovremmo amare? Il versetto cita così: ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma calzare sandali e di non portare due tuniche. Nel cammino della nostra vita esiste una sola modalità di amare, quella di mettere in gioco tutte le nostre potenzialità, soprattutto evitando di appoggiarci o fidarci di un ritorno utile per quello che facciamo. Imparare cioè ad essere liberi in primo luogo dalla convinzione che mi deve tornare utile egoisticamente l'amare. Questa è una schiavitù, perché mi metterà sempre nell'aspettativa di ricevere un premio per come sono stato bravo ad amare. Ma noi non abbiamo bisogno che Dio approvi e ci premi, perché Dio è già amore e ci ama a prescindere dalle nostre scelte, ahimè anche quelle sbagliate. La scelta di amare senza condizioni, senza condizionamenti e senza aspettative rende piuttosto noi più liberi e felici, liberi di amare dunque e amare da persone libere. Ma è anche vero che se questo tipo di amore ci rende liberi, è poi importante che questo amore liberi gli altri. Ma gli altri sono disposti a credere in questo amore che viviamo? Cioè, noi siamo credibili nei confronti degli altri? No, certamente, se il nostro stile di vita è imperniato sul possesso e sull'avere. No, certamente, se a parole predichiamo che l'amore di Dio è la nostra ricchezza e poi ci soffochiamo di altre ricchezze, le famose due tuniche. Che tu sia un papa o un vescovo o un pastore o un cristiano, non sei credibile se conduci uno stile di vita che fa dipendere la propria felicità dalle cose che si possiedono, piuttosto che dall'essere coerenti. La vera ricchezza è la consapevolezza e l'essenzialità nelle scelte di vita e nei rapporti. Ed apro una breve parentesi. Oggi stiamo insegnando alle nuove generazioni che la vera ricchezza consiste nel numero dei followers, nel guadagno facile, nella scalata al successo, lasciando a terra tutti gli altri. Questo
Questo è così importante che nel versetto Gesù usa il verbo ordinare, quasi ad indicare l'assoluta importanza che riveste la coerenza delle proprie scelte di vita nell'essenzialità su tutto il resto che facciamo. Più avanti viene detto: dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Bene, l'amore non fa preferenze. Al tempo di Gesù era vietato entrare in casa dei pagani perché impuri. Oggi le chiese escludono gli impuri del XXI secolo, che sappiamo bene quali siano, inutile citarli. A parole manifestiamo accoglienza, ma nei fatti ci guardiamo bene da metterci in casa questi impuri come degni figli o di andare nei luoghi di vita dove essi vivono. Per Gesù invece l'amore è pronto a sporcarsi le mani, a condividere. E dopo 2000 anni noi a che punto siamo? Ancora a farci le guerre sui dogmi, le interpretazioni, le scomuniche, le processioni, le statue e la fabbricazione di nuovi santi. E mentre combattiamo, l'uomo, il vero tempio di Dio, va in rovina perché resta privo dell'amore che dovremmo dare noi. Al tempo di Gesù, quando si rientrava nel regno di Israele, si scuoteva la polvere della terra del suolo pagano, che si era calpestato ovviamente, per dimostrare che non si voleva avere nulla a che fare con il paganesimo, anche materialmente. Gesù cambia il paradigma dell'essere pagano. Pagano è colui che non è disposto ad ascoltare ed accogliere, che si è costruito un Dio a sua immagine. Pagano è colui che decide come amare, chi amare, quando amare e quanto amare, giustificando tutto con la presunzione che sia anche la volontà di Dio. Pagano è colui che vuole la croce nelle scuole, ma snobba i crocifissi umani che passano nella sua stessa vita. Pagano è colui che si sente a posto con Dio per una messa, un rosario, una preghiera, una processione, una devozione ed una statua di legno e rifiuta di accogliere invece il diverso, l'irregolare, perché sporco e perché lo spinge a rimettere in discussione tutta la sua vita. Infine, l'ultimo versetto, molto bello, ed essi partiti proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Ecco l'identikit del cristiano, uno che parte per ordine di Gesù ad annunciare la conversione da uno stile di vita egoistico ad uno improntato sull'amore e la condivisione. Uno che compie il vero esorcismo, che non è quello che voi pensate, che vedete nei film, perché nel Vangelo, quando si parla di esorcizzare gli spiriti impuri, si sta parlando di quegli spiriti che si oppongono allo Spirito di Dio, che diversamente da spirito impuro viene appunto denominato Spirito Santo. Lo spirito impuro, invece, sono le ideologie, i settarismi, le divisioni di classiste, gli egoismi, che abbiamo tutti quanti noi, che si oppongono al regno dell'amore e della condivisione e si oppongono allo Spirito Santo. Un cristiano dunque che annuncia la novità dell'amore inclusivo, cioè cattolico, che esorcizza ciò che si oppone ad esso e che soprattutto lo dimostra con la vicinanza a chi soffre ed è privo di qualsiasi forma di benessere spirituale, fisico, materiale. Ecco chi è il cristiano. Avete visto? Non è facile seguire questo programma, lo so. Ma è sicuramente, ve lo posso assicurare, l'unica strada per essere liberi, felici, realizzati, ma soprattutto nei confronti degli altri, credibili. Buona domenica.